Il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca, ridotto in miseria a causa della sua vita dissoluta e del vizio per il gioco, assillato dai creditori, decide di vendere la sua vecchia villa di campagna per far fronte ai suoi debiti. Si rivolge a Don Cirillo, un vecchio prete avaro, noto nei vicoli di Napoli perché dà al popolino numeri certi per il gioco del lotto. Don Cirillo, conoscendo le difficoltà del barone, gli offre una cifra irrisoria e contratta l'acquisto della villa con la segreta intenzione di rivenderla alla curia. Il vecchio prete, raccolti tutti i suoi risparmi e dopo aver acquistato un cappello nuovo dal povero cappellaio Filippo Mantica, si reca alla villa Santa Fusca, facendo in modo da far perdere le sue tracce. Di queste circostanze approfitta il barone e durante la visita lo uccide e lo seppellisce in una cisterna abbandonata in un cortile del vecchio palazzo. Sembra un delitto perfetto. Madonna mia bella, io so 2 giorni che non mangio per implorare la benedizione Lucia. Fatemi uscire il terno che mi ha dato prete Cirillo. È un saccio quanto è difficile. E so pure che un terno è una grazia ricevuta. Ma io me lo merito. Io non ho fatto mai male a nessuno. Ho sempre voluto bene a mia moglie e ai miei figli. È vero. Come se bastasse. Pure io non ho fatto che dire rosario. Comunque, Filippino mio, l'incontro con prete Cirillo è un segno grande assai. E io sono contenta di avere pegnorato il bracciale d'oro, unico ricordo delle nostre nozze per giocare i 3 numeri. 4, 30 e 90. E allora, figli miei, Enrico, vieni a qua. Diciamolo tutti in coro, con me, e che tutti sentano. 4, 30 e 90, E gridate forte. Siete pronti? 4, 30 e 90. Coraggio, 4, 30, coraggio, che il sole gira giusto. 4, i pianeti non possono 30, tradirci. Più 90, forte, più forte, 4, più forte. 30, grida anche 90, tu, carina, con la tua povera voce. Grida! 30, 90, 4, 30, 90. 4, 30, 90. Forza, ragazzi, forza, forza, che oggi vinciamo! Andiamo, ragazzi, andiamo!
prete, Enrico, Angiolino! Fatevi zitto, non portate iella, per favore. Papà, papà, 4, avete sentito? Taci, stupido. Tutti possono pigliare un numero come spiglia un pesce morto con le mani. È il terno che conta. Chiacchiere, chiacchiere, tanto uno è uscito. Questo è il 18, me lo sai, dove mani piedi, cazzo. 30! 30, papà, e sei già due. Cosa vogliono dire due numeri, eh? Si può avere il capo e la coda del pesce, ma non si può avere il pesce. La fortuna è come il mare grosso che vi spinge a terra, ma non vi lascia sbarcare. Qualche volta vi spinge sullo scoglio. 30, hai detto? Guarda tu, Angiolino. 30, papà, 30, lo vedo bene! Ma, e voi fate conto che non è uscito niente. Noi dobbiamo vincere il terno secco. Se no non è che un pugno di mosca. Lo vedete come perdono tempo per estrarre il terno? Dicono che il governo levi dall'urna i numeri pericolosi. Il lotto è una trappola. Già, come l'amore. Qui ci vogliono vedere morti. Fate presto, fate presto! Qual è il terzo numero, Enrico? Tanto rimarremo con un pugno di mosche. 90, papà, lo sapete benissimo. 90! Mosche. Mosche. Filippino Cappellano! Sì, è proprio Filippino! E la vincita è molto grossa! Si parla di 200-300 mila lire! Ma che? Molto, molto di più! Lo volete sapere? 445 mila lire! Ecco! Io avevo fatto un debito per giocare i numeri che mi aveva dato, avete capito? Un debito! E tu vatti a fidare dei parenti! A te ha dato i numeri falsi perché sei suo nipote! E ha dato i buoni al marito di donna Chiarina! Sono cose del diavolo! Io non toccherei un soldo di quei danari! Chi compra la fortuna vende l'anima! Ma Don Girito dove sta? Manca da giovedì e ancora non è tornato. Marinella ti ha cercato? Marinella ti vuole bene e tu la fai soffrire, barone mia. Marinella mi vuole bene, dici, eh? Sì. Certo, lei odia solo la mia sfortuna. Ma io voglio fare un patto col diavolo come il vecchio Faust, eh? L'anima mia gliela cedo tutta per un buon numero su cui puntare 100.000 lire. 100.000? Ti pare che faccia pagare troppo cara l'anima di un peccatore di spirito come me? E intanto proviamo chi di noi due deve pagare l'assenzio questa volta, eh? Buona idea, buona idea. Aspetta, aspetta, eh? Lasciami invocare il mio diavolo protettore, eh? Bene. Che numero? 3. Lo vedi se non ho il diavolo con me? Prova tu. Benissimo. Dunque, diciamo... 12! Hai vinto l'assenzio, caro barone. Un altro colpo? D'accordo. 1000 lire. Benissimo. 6! Ah. 8, eh? 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8! Poi dici che sei sfortunato. Ma stasera tu al circolo sbancherai tutti, barone mio. Ancora una volta, eh? Punto 9, desce 9, me lo sento, eh? 9, 9, e se vinco pago il vermut al senso, eh? A tutti! A tutti! 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ho vinto ancora. Vinco sempre. 4 colpi. Peccato vincere oggi e non ieri. E meno. Peccato.
Hai convento, voglio. Non t'ho mai visto vincere con tanta foga. E finirà, Spiano. A Napoli il vento muta di frequente. Ah, senti. Giorni fa c'è stato da me un certo prete dicendomi che tu avevi promesso di cedergli l'ipoteca della mia villa. Infatti, adesso ricordo, il mio amministratore me ne ha anche parlato mostrandomi la convenienza dell'affare. Io ero venuto nell'idea di vendere quei quattro sassi per fare onore ai miei debiti di gioco. Ma oggi la fortuna va cambiando stile, come dice il Petrarca. Se tu hai tempo posso rilevare io stesso la tua ipoteca. Ah. Giocare con te oggi vuol dire perdere. Comunque sta bene. Giochiamoci l'intera ipoteca. Quando sono, pare? 10.000 lire. 10.000. Va bene. Alza. Una femmina. Non sarà certo facile batterti. E provaci. Mi dispiace, Marchese, il vento continua. E tu sei un ottimo marinaio, ne sai approfittare molto bene. Ah, ora siamo in pace. Oh, con tuo comodo mi farai riavere a casa quel documento. Le ombre dei vecchi Santa Fusca si rallegreranno. Quell'ipoteca era una macchia d'olio sopra un vecchio arazzo. Il caffè, eccellenza. Grazie, vabbè. Sta piovendo, Mi sono addormentato. Chi vince è il sonno facile e i sogni sono dorati. Sono miei. Certo, ieri erano del Marchese Spiano e oggi sono vostri. E oggi sono miei, Vieni, Robè. Grazie, c'è lei. Giocali alle corse dei cavalli. Ma se vinci scappa, Scappa. L'inferno è il paradiso. Stanno dentro un sacchetto. Tu ci cacci dentro la mano. E se viene all'inferno si scappa, eccellenza. Già, ma questo è il paradiso, vedi? Ho bisogno d'aria. Ti saluto, Robè. Tante cose a te. Don Antò, Salvatore, il custode della villa, è stato colto da un malore che sembra mortale. Sì. Io vado a suonare le campane, ma voi portate l'olio santo e fate presto, per l'amor di Dio. Sì. Thank you.
Come va questa faccenda? Ho letto che un corvo portò un pane al profeta Elia, ma non ho mai letto che il buon Dio abbia dato cappelli nuovi ai poveri preti. Devo aver lasciato il mio in casa del morto, sì, e preso questo. Ma come mai Salvatore aveva in casa un cappello da prete? Mo. Il cappellino pareva fatto a pennello per il suo capo, come se veramente la mano di Dio avesse preso la misura. Faremo un funerale semplice e a spese della parrocchia. Salvatore è stato sempre un buon cristiano e se è morto in povertà non è stata certo colpa sua. A domani dunque. Questo non significa rubare, Martino mio, perché non si ruba niente a un povero morto prendendogli il cappello. Sottoterra non c'è pericolo che prenda un colpo di sole. E poi devo essere pur pagato in qualche maniera di questo funerale. Salvatore ha lasciato in eredità solo il cane. E si aspetta che mi pago il cane, sto fresco. Quel libertino del barone non mi pagherà certo. Chi mi paga a me, Martino? Io no. Mi resta a vedere se il cappello era di proprietà di Salvatore, oppure l'avesse avuto in consegna, o che so io. D'altra parte, voi ho lasciato in consegna il mio cappello usato, che pure valeva qualche cosa. Quando il padrone si sarà accorto del cambio, potrà venire in canonica a reclamare. Chissà poi quel cappello perché si trovava in casa di Salvatore. Ma... Avrebbe potuto dirlo il suo cane, che andando a raspare nel cortile l'aveva trovato e l'aveva portato al suo padrone, come usava fare con gli storni a caccia. Ma i cani non parlano. Che ore sono? E che ne so io. Le due dopo mezzanotte, credo. Perché hai acceso la luce? Mi è passato il sonno. Sei sempre inquieto. Hai vinto, sei pieno di monete d'oro. Mi hai fatto un bellissimo regalo e non ti dai pace. Su, dismani. E che? Sempre brutti sogni fai. Sognavo che il sole, per capriccio, si era allontanato da noi. E così la terra era diventata una ballottolina di ghiaccio. E l'imperatore di tutte le Russie cercava inutilmente i suoi eserciti. Capisci? Tutti sotto una lastra di ghiaccio. Ah, barone mio, tu dovresti cambiare aria. A Parigi dovresti portarmi. Già, è vero. Hai ragione. Cambiare aria, nazione, continente. Ah, io me ne andrei in Africa come... Come Stanley, sai, il grande esploratore. Troppo caldo. E poi in Africa il sole non si allontana mai. E correremmo il rischio di finire arrostiti, barone mio. Sta pur tranquillo che l'imperatore delle Russie ritrova subito i suoi eserciti. No, o a Parigi o a Napoli. Mi basta stare con te, perché ti voglio bene. Ti voglio tanto bene, barone mio. Come lo dici bene, Marinè. Ecco, vedi, mi è venuto sonno. E tu mi dai la pace. Spero proprio di non fare sogni cattivi. Perché fanno male al cuore, sai? Tanto male. Eccellenza, stamattina è venuto un'altra volta quel prete a cercare. E cosa vuole? Vuole parlare con vostra eccellenza. E non ti ha detto come si chiama? No, non l'ha voluto dire. Tornerà. Che c'è, Natale? Una brutta notizia, eccellenza. È morto Salvatore, di un colpo. È venuto Iervolino, il segretario comunale, a dirlo. Dice che ha chiuso il cancello della villa, ha ritirato la chiave e l'ha conservata nella sala del consiglio comunale.
e che aspetta altri ordini vostri. Ecco, questo ha detto. Povero Salvatore. E non ha detto altro, nient'altro. E che doveva dire di più, signor Barone? Già, è vero. È vero. Del prete niente. Il povero Salvatore è morto. La villa è chiusa. Don Cirillo non poteva essere sepolto meglio. Tutto funziona come un orologio di marca. Signor Barone, la vostra poltrona è libera. Vi saluto, gran Figaro napoletano. Troppo onore, eccellenza. Signor Barone. L'annunziante. Allora, che novità, Granella? Molte e belle. Il ministero è caduto. Bismarck ha ricevuto l'ambasciatore di Russia e pare che la guerra con i turchi sia inevitabile. Oh. Il mio padrone di casa, saluto a voi, è morto e Filippino Mandica ha vinto 500.000 al bancolotto. E chi è questo Filippino? Chi è? Oggi è l'uomo più felice del mondo. Sabato mattina era il più miserabile cappellaio di Napoli. E ha vinto, dite? Ha vinto. Ha vinto 500.000 lire. Oh, si è tolta la soddisfazione di sbancare il Reggiolotto. Eccellenza, se avessi vinto io 500.000, vi giuro su San Gennaro il barbiere non lo farei più. E voi provate? Ci ho provato, eccellenza, ci ho provato, niente da fare. Quando arrivi il sabato, dei numeri miei, nemmeno lo do. I numeri che gioco io, il diavolo li fa sparire. Eccellenza, ci vuole un santo protettore, ci vuole. Voi lo sapete quello che si dice di questo cappellaio? No. Si dice, e io vi dico la cosa senza insaponarla, che il cappellaio ha una moglie giovane e bella, la quale avrebbe ricevuto i numeri, indovinate da chi? Dal suo amante. No, 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 no. Da un prete. Un prete. Un ex prete, un necromante, un cabalista, il quale sa l'algebra e di tanto in tanto regala termini come questi. C'è tutta la storia sul giornale qua. Leggete, leggete. Anzi, non vi disturbate. Qui c'è l'annunziante che ha il gusto di queste cose. Ve la leggerà lui stessa mentre io mi sistemo questa bella barca. Annunziamo. Prego. Leggete. Leggete forte per la gioia di tutti noi. Col permesso del signor Barone e di Don Ciccio Squotto. Dove? Ecco qua. Dove sta? Ah. Il grande avvenimento di Napoli è la vincita al lotto fatta dal cappellaio Filippino Mandica. Vincita che ha messo la rivoluzione nei quartieri di Pendino e Mercato, dove il cappellaio è conosciuto. Ma più conosciuto è prete Cirillo, detto Uprevet. Uprevet fa le uova d'oro soltanto una volta all'anno, ci diceva una vecchia stracciventola. Questa donna abita nella stessa casa dove abitava prete Cirillo. Beh, diciamo abitava perché il prete ha fiutato il subuglio ed ha preso il volo per ignoti lidi. Fugge rumores! Non è una storia allegra, eccellenza. Ma voi, avvocato, dovreste sapere qualche cosa di più sul conto del prete vostro inquilino. So di certo che è partito. Il prete era mio inquilino e mi pagava puntualmente la pigione. E ve li pagava con tre numeri buoni! Dicono che sia andato a Roma a portare l'obolo al Papa. Prete Cirillo ha studiato arti magiche per rubare il denaro al governo e darlo a Papa. Non è vero, Ciccio? Voi parlate come i giornali liberali. La necromanzia è cosa diabolica e la Chiesa non ha bisogno di questi sortileggi. Et porte inferi non prevalebunt, capite il latino? No. Ma vi ha scritto dove si trova? Mi ha scritto e non mi ha scritto. Ciò che mi irrita è di vedere il disprezzo della gente per le cose sacre. Vabbè, la gente, la gente. Tanto tornerà. State certe che prima o poi tornerà, ve lo dice l'avvocato Ciccio Squotto. Abita qui, prete Cirillo. Sta là, è partita, c'è lei. E addosta? E che ne so, Gesù? Qui tutto è calmo. È proprio vero che a Napoli le impressioni sono altrettanto forti quando passeggeri. Raggi di sole sull'acqua. Questo mio morto, tornato a galla un momento, è già riprecipitato sul fondo e non si risveglierà più. Mai più.
l'accendo e si spegne, lo riaccendo e si spegne un'altra volta. Sembra quasi che uno spirito maligno ci soffi sopra. Sono brutti segni, Martino. Avvise del cielo perché mi sono macchiato la coscienza appropriandomi del cappello non mio. Tu che ne dici, Martino? Don Andò, ho il cappello era di Salvatore. E allora voi fate bene a pagarvi le spese del funerale. Poi? O non era di Salvatore e... ma di chi può essere, Don Andò? È quello che dico io, di chi può essere? Forse di un prete. Di un soldato certamente no. E forse Salvatore l'ha comprato per fare una carità. Ma non è possibile, non vedi che è nuovo, nuovo. E se l'avesse lasciato Monsignor Vicari quando venne a visitare la villa? Ci avevo pensato. Io ci scommetterei che è così. Ma ti pare possibile che un prete dimentichi il cappello? A me è capitato qualche volta di lasciare in giro il libro dell'ufficio, ma il cappello mai, mai. Ad ogni modo, non farei male a scrivere una bella lettera a Monsignor Vicario per mettermi a posto con la coscienza. Farete certamente bene per la pace dell'anima. La pace e il riposo dell'anima valgono più di ogni altra cosa. Ed è meglio andare in paradiso a capo scoperto che all'inferno col cappello del diavolo. Don Antonio scrisse una lettera in bella calligrafia ed in buona forma. Non per niente si era riletto prima qualche pagina del Segneri, raccontando la sua avventura e chiedendo qualche lume al Monsignore. Alla fine trovò modo anche di chiedere se qualche prelato avesse per oblivione o per qualche altro accidente dimenticato o lasciato o perduto il cappello. Monsignore Arcivescovo rispose a stretto giro di posta dicendo che a lui e ai suoi colleghi era accaduto più d'una fiata di perdere la testa, ma nessuno si ricordava di aver mai smarrito un cappello. E finiva con un sincero elogio della semplicità e della virtù di Don Antonio, l'apostolico ministero del quale non era ignoto del tutto agli occhi di Sua Eminenza. In queste parole ci vedo un grande segnale, Don Antonio mio, e spero che questo cappello sarà per voi il principio di una grande fortuna. Tu forse vuoi dire che presto avrò un cappello da cardinale. Sì, non dico di cardinale, ma c'è cappello e cappello. I cappelli dei monsignori, per esempio, hanno un bel fiocco azzurro. Stai zitto, chiacchierone! Io penso invece che siamo nell'imbroglio di prima, sì? Perché Monsignor Vicario avrebbe dovuto dirmi se io potevo pagarmi trattenendo presso di me roba che il defunto non mi ha donato. Don Andò, la roba di nessuno è roba del buon Dio. Aggiungete che io sono stata alla villa a cercare il vostro vecchio cappello e non c'è più. È venuto un parente di Salvatore che fa l'osta alla falda. Si è pigliato il cappello con tutta la roba vecchia e se ne è chiuso. In modo che tra due cappelli io sono come l'asino di Buritano, tra due fasci di fieno e viceversa. Sicuro. E voi certamente non potete andare in montagna o al borgo a testa scoperta. Tu dici benissimo. Domani c'ho un funerale a San Fedele e non posso andare senza cappello. E che diamine. Don Antonio, quanto vi costa questo cappellino da zerbinotto? Di funghi così belli se ne vedono pochi sulle nostre montagne. Don Antonio certamente ha ereditato da qualche contessa sua penitente. Crescono le olive d'oro sulle piante di Villa Santa Fusca. Lo so, lo so. Don Antonio, quanto l'avete pagato? Ma vale oro, Don Antonio. Beato voi che potete permettervi certi lussi. Una bugia, capisci? Ho detto anche una bugia. Si comincia a transigere con la pagliuzza e si finisce con gli ghiottini e il travo. Sono un vecchio peccatore. Ecco cosa sono. Ho tentato troppo, troppo la pazienza di nostro Signore.
È il cappello del diavolo, questo è... Se tu li avessi visti al funerale, tutti quei preti. Chi ve l'ha dato? Una contessa? Sembra un fungo. Quando l'avete pagato? Un tormento, Martino mio, un tormento. Vieni qua, Martino. La notte me lo sogno. Me lo sogno, vedo la sua ombra alle pareti. Sembra un enorme scarafaggio, sembra. Non ne posso più, Martino. Non ne posso più. Ma io non ho capito. Martino. Che? Martino, vieni qua. Che sta? Vieni qua. Abbiamo parlato per delle ore per vedere di chi poteva essere questo cappello. E adesso l'avete scoperto? C'è scritto qui. Il nome del padrone? No, il nome di chi l'ha venduto con tanto di indirizzo. E siccome il cappello è nuovo, il cappellaio saprà chi l'ha dato, no? E così io purificherò finalmente la casa. Voi siete un giusto dell'Antico Testamento? Sì. Io adesso vi cerco una bella scatola, ci metti il cappello dentro e lo spedisco a Filippo Mantica, sì. Cappellaio. Via Mercato 34, Napoli, va bene? Che bella idea che hai avuto, che bella idea! Eccellenza, è venuta a cercarvi quel prete. E non puoi mandarla al diavolo? Non gridate, quello sta là fuori. Vuole assolutamente parlare con vostra eccellenza. Fallo entrare, va. Oh. Vediamo finalmente che faccia ha questo misterioso prete. Bravo. Accomodatevi. Posso entrare? Avanti, avanti. Ho l'onore di parlare a Sua Eccellenza il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca. Precisamente. E io ho l'onore? Sono Monsignor Vicario e sono stato incaricato di una rispettosa domanda a Vossignoria da parte di Sua Eminenza Monsignore l'Arcivescovo. Prego, accomodatevi. Grazie, Eccellenza. Ecco di che si tratta. Sono venuto per sapere da Vostra Eccellenza quanto ci sia di vero nella voce che voi volete vendere la vostra villa di Santa Fusca. Nulla di vero. Perdonate se insisto. Sua Eminenza cerca nei dintorni di Napoli un palazzo grande, grande assai, adatto ad accogliere un seminario o collegio teologico e servire nello stesso tempo di villeggiatura per il Sacro Capitolo. Non ho nessuna intenzione di vendere la villa e non capisco proprio chi possa avere messo in giro questa voce. Ecco, in curia si dava per certo che un prete di Napoli avesse già dato a Vostra Eccellenza un'anticipazione per l'acquisto non solo della villa ma anche dei terreni annessi. E la cosa parve attendibile, in quanto chi doveva acquistare diceva di avere già in parte acquistato, era... persona danarosa, ed egli stesso venne più volte a fare delle offerte al cancelliere della sacramenza. A voi, Monsignore, volete forse alludere a prete Cirillo? Esattamente, Don Cirillo. Sì, difatti questo prete era stato da me qualche volta, dovevamo combinare una gita insieme per vedere la villa. Io ero in grandi difficoltà allora. Poi d'un tratto questo prete è partito. Volato via, capite? Scomparso. Pare che avesse paura di restare a Napoli perché in voce di stregone, di negromante. Ci deve entrare la camorra, il gioco del lotto, la vincita di un mezzo milione. Ne hanno parlato anche i giornali. È tutto qui. Voi mi dite che cosa, Eccellenza, che io ignoro. Io non leggo i giornali, evito i pettegolezzi di sacrestia e voi mi dite che c'è a Napoli un prete stregone che gioca a lotto e dà i numeri. Ma c'è di che rimanere stupiti e indignati anche. Ma voi lo frequentevate, signor barone? Io ho visto questo diciamo prete una sola volta. Oggi ho potuto provvedere diversamente ai miei bisogni e non intendo vendere la casa dei miei vecchi. Ce ne dispiace assai. Santa Fusca rispondeva ai nostri ideali, veramente. E la mensa sarebbe stata disposta a qualsiasi sacrificio. Il cancelliere aveva quasi offerto a prete Cirillo 100.000 lire. Ma adesso saremo disposti a dare molto di più. Ah,
E noi rispettiamo i nobili sentimenti di vostra eccellenza. Ce ne duole per noi. Ma qualora voi doveste ritornare sulle vostre decisioni, tenete presente che noi saremo ben disposti, molto ben disposti. Intanto, per il vantaggio delle due parti, sarà bene levare di mezzo questo prete negromante che specula così poco spirito di religione sui bisogni della Chiesa. Sì, pareva anche a me. Comunque, non ho nessuna intenzione di vendere. Non c'è che chiede scusa a Vostra Eccellenza del disturbo, ma qualora Vostra Eccellenza volesse conoscere la nostra prima offerta, io ritengo che noi potremmo arrivare fino alla somma di 160.000 lire. 160.000? Ma perché solo ora? Perché? Sta bene, vedrò, considererò. I miei omaggi a Sua Eccellenza. Scusatemi, Eccellenza, sono confuso. Arrivederci. Già, anche l'altro aveva in testa il cappello. È balzato via al primo colpo, certo. Ma poi cos'è avvenuto di quel cappello? Cosa? Frate Cirillo è morto da 12 giorni. E se qualcuno avesse trovato il cappello... No, non è possibile. Del resto era un cappello da prete, non il cappello di Frate Cirillo. Calma, santa, calma. Sono uno sciocco. Se anche scoprissero non uno, ma 100 cappelli, e chi può dimostrare che Don Cirillo l'ho ucciso io? E non ci sono a Napoli 100 camorristi fatti apposta per pigliarsi queste briche. Ma se l'avessero trovato, magari un ragazzino in visita. Il ragazzino lo dà alla mamma. La mamma lo porta a Don Antonio. Don Antonio ha letto sul giornale che Prete Cirillo è scomparso. Eccomi davanti ai tribunali. No. Davanti ai tribunali. Mai. Devo andare a vedere. Devo andare assolutamente a vedere. Devo andare a vedere. Domani. All'alba. O barone correva a Santa Fusca. Bisognava ritrovare quel maledetto cappello. Oramai era arrivato al punto che non distingueva più chiaramente tra il morto e il cappello. Di queste due figure torve e nemiche, non era certo Prete Cirillo la più cattiva.
se il cappello l'avesse preso lui e lo avesse portato al padrone? Osequi, eccellenza. Mi dispiace di non avervi potuto accogliere di persona stamattina, ma voi viaggiate all'alba come le galline. So che il mio garzone vi ha dato la chiave, ma sono venuto lo stesso per salutarvi. Vi ringrazio, Erbolino, ma non dovevate disturbare. Dovere mio, signor barone, è come devoto amico e come segretario del comune. Avete visto? Tutto è in ordine. Da quando il povero Salvatore ci ha lasciato, nessuno più è entrato nel parco. È venuto solo un suo nipote a ritirare le poche cose che aveva lasciato il defunto, ma è rimasto solo il tempo necessario, eccellenza. Ah, un nipote? Sì. E dove abita questo giovanotto? Alle falde, eccellenza. Ha una piccola osteria, trattoria del Vesuvio. Voi non potete conoscerlo perché non è mai venuto da queste parti. Solo quando ha saputo che il povero zio se n'era andato, si è fatto vivo. Io ho creduto bene di consegnare tutta la roba di Salvatore. Ho fatto male, signor barone? No, no, avete fatto benissimo. Stracci erano. E un vecchio fucile tutto ruggine. Avete altri comandi? Tenete, per i vostri disturbi. Troppo buona, eccellenza. E la chiave la volete voi o la tengo io? Tenetele voi, ma non fate entrare nessuno nella villa. È così mal ridotta che non mi fa piacere che strani la vedano. Anche nel parco, meno ragazzi ci sono e meglio è. Ci sono le vipere e potrebbe accadere qualche disgrazia. Le vostre preghiere sono ordini per me. Tanta fortuna, eccellenza, e che la Madonna del Carmine vi protegga sempre. Avanti, che ci va questa battaglia! Viva! Allora, come servì questo spettacolo? E voglio fare. Prego, bevete! Alla salute! Chi avrebbe detto? Chiaruzza mia, quando abbiamo aperto questa bottega con i soldi presi a prestito e con 12 cappelli di lana, chi l'avrebbe detto che saremmo arrivati a questo, Chiaruzza? Tutta bontà di Dio e di prete Cirillo! Sì, che ha tradito il sangue e ha favorito gli estranei. Io sono contento lo stesso, godo per voi e per questo vino del Vesuvio che accende le vene e l'anima. Però qua ci vorrebbe lo zio a gustarlo. È vero, è vero. Come mai che non è con noi qui l'uomo di Dio, Ah, ma a proposito, non si è saputo ancora il luogo del suo nascondiglio? Niente. Ma poteva scrivere a voi, caro Filippino, magari in segretezza. E mandare a dire, ne sapete, io sono vivo. Amo però stare nascosto. Non può fare. Sì. È quello che dicevamo anche noi. Tant'è vero che Chiarina teneva sempre pronto una bella papera. Dite voi, don Ciccio, quello che ne sapete. Ma io ne so meno di voi. Un giorno venne da me Gennarillo, te lo ricordi, no? E come me lo ricordo? Una mattina venne da me con zio e io gli detti 4 punti alle scarpe e mi diede una lettera per voi. Appunto. E in questa lettera si diceva che lasciava Napoli per affari e mi mandava 30 lire per la pensione, perché, come sapete, era mio inquilino. Ah, un ottimo inquilino. Ecco qua. E insalutato ospite, evolavit. E voi, ingegner Fabbi, voi che siete ingegnere, che ne dite? Io vorrei solo possedere la cabalistica di prete Cirillo e venderei tutta la mia matematica per un guscio d'ossa. Sapete che cosa ho trovato in casa sua? Ah. Un volume del Cardano e la magia naturale del nostro grandissimo Giovanni Battista Porta. Voi credete che in questa cabala non ci trase pure la coda del diavolo? E che venga pure il diavolo se ha gli occhi bellissimi di Donna Chiarina! Dicono che sia andato con un grosso fardello in Levante, tra gli infedeli, dove ha trovato una odalisca che... Ehi, che lo aiutava a sciogliere il fardello! Maxima de betur pueris reverenzia! Signori, ovunque si trovi, propongo per il desiderato e lontano amico, benefattore della mia famiglia, un caldo brindisi! E che il resto della sua vita sia colma di soddisfazioni! Auguri! Auguri! Grazie! Grazie a tutti. Buonissimo, signore, buonissimo. C'è un pacco per voi.
E chi la manda sta roba? È arrivato proprio ora in bottega. Ah. Viene dalla ferrovia. Sì, sarà una bella pizza. Magari. Mette qua a me. Che c'è? Ah, la pizza pizza. E chi la manda? Leggete voi, Don Ciccio, che sì. Siete avvocato. Sì, sì. Vengo. Colendissimo signore, essendo stato smarrito in questi luoghi un sacerdotale cappello, non avendo per quante ricerche siano state da me consumate trovato a quale ministro di Dio possa convenire, e non desiderando altresì trattenere oggetti che non sono di mia proprietà, la invio franco di porto alla signoria vostra secondo l'indirizzo, supponendo che vi sarà meno arduo rintracciare il naturale proprietario. Con perfetta osservanza mi segno Don Antonio Spina, parroco di Santa Fusco. Ecco un uomo onesto. Oppure uno che ha una testa troppo grossa per questo cappello. Che dite? Questo è il cappello che io ho venduto a Don Cirillo quando è partito da Napoli. Come? Sì, sì, me lo ricordo benissimo. L'avevo fatto per Monsignor Vicario, me ne andava troppo stretto. Chiarino, vedi, il numero del registro, no? Ma che importa il numero del registro? È questo! Avevano invocato Prevati ed era uscito il suo cappello. E questi sono sempre segni di cattivo augurio. Qui sento odor di criminale. Oh, madonna mia addolorata! Don Ciccio, voi che siete del mestiere, diteci subito il vostro pensiero. Ripeto che sento odor di criminale in questa faccenda e ne ho ben donde. Questo cappello fu trovato nei dintorni di Santa Fusca. E nei dintorni vuol dire una strada, una campagna, una vigna, un bosco. Altrimenti Don Antonio avrebbe scritto in casa mia, in chiesa, in sagrestia. Filippino Mantica dice che il cappello era nuovo fiammante. E c'è anche l'amabile testimonianza di Donna Chiarina. Ed è vero, è vero. La quale conferma che il cappello fu venduto o regalato a prete Cirillo nuovo fiammante. Ora io noto un segno di una forte ammaccatura, delle tracce rosse di mattone, qualche macchia o spruzzo di calce che hanno qua e là bruciato la seta. Dunque, signori, questa ammaccatura dice più di un colpo di vento. Oh, Madonna mia Santissima! Io non sono un astrologo né figlio di astrologo, e se Don Cirillo venisse in questo momento a toccare il suo bicchiere col mio, io non oserei dire che è stato assassinato. Ma io faccio presente a loro signori che il prete manca da 15 giorni, che nessuno sa dove sia il suo rifugio, che non si è fatto vivo nemmeno coi più intimi amici e che mentre aveva detto a Gennariello di essere andato verso Miano, si trova il suo cappello nei dintorni di Santa Fusca, cioè al lato opposto. Cosa era andato a fare a Santa Fusca un uomo che non usciva mai da Napoli? Un uomo che non aveva amici né parenti in quel paese? Signori miei, se Don Cirillo fosse stato conosciuto da qualcuno, Don Antonio non avrebbe cercato inutilmente il padrone di quel cappello. E se fosse stato solamente veduto, era naturale che qualcuno pensasse a lui. Ma il foglio parla chiaro, dopo aver consumato le ricerche inutilmente. E un uomo è tanto ignoto al parroco e ai suoi colleghi dei paesi vicini che nessuno sa dare un indizio, mentre tutti i giornali di Napoli strombazzano la storia del lotto e la scomparsa del prete. Signori miei, io non sono un astrologo, ripeto, né figlio di astrologo. Ma trovo che un uomo il quale perde il cappello in un paese dove nessuno l'ha mai veduto è perlomeno un uomo problematico. Si aggiunga poi che prete Cirillo non è la prima volta che è soggetto a ingiurie da parte di malintenzionati, ingiurie e minacce, che egli era ritenuto possessore di occulte ricchezze,
che la notizia della grossa vincita può aver istigato un pazzo deluso, brigante o figlio di briganti, a infierire contro un inerme servo di Dio. Io non so, mi perdo in questo buio, ma brancicando mi par di toccare il corpo di un delitto. Ma potrebbe aver perduto il cappello per avere cacciato la testa fuori dal finestrino del treno. Non scherziamo! Una storia grande e terribile può uscire da questo cappello, così come Minerva uscì forte armata dal cervello di Giove. Io proporrei di portare la faccenda così come è arrivata a noi, nelle mani dell'illustrissimo procuratore del re, commendatore Iodetti. Sì, sì. Uomo fine e prudente, che fu mio compagno di scuola e che mi onora ancora della sua amicizia. Poi occorre prudenza. Non bisogna dir nulla ai giornali liberali, perché quando si tratta di preti li impiccherebbero nudi. Se v'è delitto, Dio ha la mano lunga. E voi, Filippino, avete l'obbligo di spendere pure qualche denaro perché luce sia fatta su quest'affare buio. Molto buio. Più che buio. Mentre Don Ciccio Scuotto portava al procuratore del re un rapporto sulla misteriosa faccenda del cappello, il nostro barone aveva deciso di andare alle falde del Vesuvio dal nipote di Salvatore, convinto che tra le poche cose ereditate dallo zio ci poteva essere anche quel cappello che invece faceva bella mostra di sé sul tavolo di Filippino. C'è formaggio, giovanotto, e vino buono. Finché ne volete, signor. Mi pare di conoscervi, giovanotto, ma non mi ricordo dove vi ho trovato. Gli uomini si trovano, ma io a voi non vi ho mai visto, però. Ma non siete parente per caso di quel Salvatore che abita laggiù a Santa Fusca? Veramente lo ero. Adesso è morto. E poi l'avrò visto sia un paio di volte in tutto. Non è certo a casa sua che mi avete incontrato a me. Lo so che è morto, pover'uomo. Era un giusto. Un uomo di grande cuore. E questo è quello che si guadagna a servire i signori. Ti succhiano il sangue e poi buttano la carcassa al cane. Volete dire Ubarone? Ubarone. Di lui e di tutti quelli come lui. Ma chi sto barone qua è peggio degli altri. Mio zio non ha lasciato la croce di uno scudo dopo 40 anni di onorato servizio. E un barone spende sacchi d'oro con le squaltrine. Così dicono, perché io non l'ha già mai visto e mi auguro di non incontrarlo mai. Vostro zio non meritava certo un trattamento così. Io lo conoscevo, E come mai? Io sono parente alla lontana del parroco di Santa Fusca. Don Antonio, sapete? Sì, sì. E andavo spesso a Santa Fusca a caccia. E il povero Salvatore mi preparava le cartucce. Ma ecco dove vi ho visto. Non siete venuto per caso l'altro giorno alla villa? Sì, dovevo ritirare quelle poche cose che mio zio aveva lasciato, ma a voi non v'ha già visto, però. E per forza, io ero nel parco, voi siete passato che sembravate una furia. Io nelle case dei signori meno ci vado, e meglio è. Mentre siamo sul discorso, tra le cose di vostro zio, non avete trovato per caso un cappello da prete? Sì, c'è. Oh Gesù, e perché ridete, mo? Niente. Ora vi spiego, giovanotto. Dovete sapere che Don Antonio aveva dimenticato nella stanza di vostro zio il suo cappello e non se ne ricordò che 3 o 4 giorni dopo. È un sant'uomo, ha sempre la testa fra le nuvole. E quando se ne ricordò, il cappello era scomparso. E il sant'uomo voleva disperarsi, Ma solo quello, poveretto.
darebbe ai poveri pure la camicia. Me ne parlò come di una perdita irreparabile. E adesso quasi per scherzo vengo a sapere che l'avete voi. E non vi pare una storia da commedia? Un cappello da prete che viaggia di casa in casa. Già, è buffo, eh? Ma sapete, io l'ho messo così in un sacco, alla rinfusa, così. No, Don Antonio vi accuserà come ladro di cose sacre. Dico per scherzo, Ladro senza saperlo, come Pulcinella al teatro di Shoshamuk. Voi meritate l'inferno, perché avete rubato a un prete. Io mi scalzo e liberi di perdere l'anima per così poco. Ora ve lo faccio vedere questo cappello. È pelato come l'asino del nostro mugnaio. Io l'ho visto là sulla sedia e ho pensato... che ci ha pensato? Non saccio manchi che ci ha pensato. Ma Ghilla non è buona manca come spaventa passeri. Ora ve lo faccio vedere, aspettate. Dopo tanti giorni di angoscia e di paure, il barone stava per mettere le mani sul corpo del suo delitto. Cosa avrebbe dato ieri per quel cappello? E adesso la fortuna glielo regalava gratis. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, non mi siete messo paura, beh. E io ve l'ho detto che questo non faceva nemmeno effetto. Sì. E se volete che io vi liberi di questo cappello, posso portarlo di persona a Don Antonio. Date a Cesare quel che è di Cesare. E poi voi mi liberate la casa di un cattivo augurio. Mettiamolo nel carniere, se ci sta. L'uccellaccio è grosso, ma schiacciandogli un poco le ali, ecco qua. Non è certo che i cacciatori prendono sempre di queste lepri qua, Vi ringrazio, quant'è il formaggio e il vino? 12 soldi. Ecco. Il cappello ve lo do per senza niente. Però dite a Don Antonio che mi assolva da tutti i miei peccati, passati e futuri. Grazie assai, anche a nome di Don Antonio. Complimenti per il vino, era eccellente. Adesso bisognava liberarsene di quel maledetto cappello. Buttar via il carniere. Troppo pericoloso. Seppellirlo nella sabbia? No, i ragazzi che cercano conchiglie e coralli l'avrebbero trovato. Un falò? No, avrebbe attirato gente. Il mare, ecco. Il mare, che è grande.